amici del campionato universitario, un saluto caloroso da Vincenzo Genovese e Domenico De Pasquale. Ci apprestiamo a commentare Liverpool Tricky's Castle, una partita che secondo noi darà spettacolo. Andiamo subito a leggere le formazioni. Liverpool in maglia bianca con Marchesini, Marchetti, Maurelli, Messina, Ostojic il portiere, Rodolfi, Rogosic, Temussi e Vacante. Rispondono i Tricky's Castle in consueta maglia rosso-vermiglio con il portiere Di Benedetto, poi Baissato, Baroldi, Bojanchino, Bononi, Da Pozzo, Einaudi, Piazza e il Romario di Boemia, Jarak. È stato lo scampolo di più bel calcio finora questo tuo numero. Jarak in mezzo, rimessa laterale, Piazza, Bojanchino, 1-0, 1-0 Tricky's Castle, sponda di Piazza e destro al volo di Bojanchino, 1-0 al nono minuto. Alla prima vera occasione passa il Tricky's, davvero cinica la squadra in maglia rossa. Probabilmente troppo. Attenzione, il Poggio Maurelli! Destro meraviglioso! Parato da Di Benedetto. Al 14esimo si aziona il Liverpool con il Poggio. Il Poggio Lavezzi. Attenzione, la palla lì, Bojanchino al destro! Fuori di pochissimo! Che fuori occasione per il Tricky's, Vincenzo. Un rimpallo. L'arbitro non fischia il fallo, la palla poi è ancora buona. Palla lunga, esce molto bene il portiere. Attenzione perché Jarak è correttissimo, va sottolineato questo gesto. Il portiere a terra, Jarak anziché colpire a porta sguarnita. Anziché colpire a porta sguarnita, Jarak si è fermato. Attenzione Bojanchino, una buona occasione per Piazza, Libor, Piazza, cosa? Il sinistro, che gol! Che gol! Che gol di Libor, Piazza, Kozak, 2-0 Tricky's Castle. Un gol con dedica, un mancino sotto l'incrocio, dedica più che doverosa, tutto molto bello al Baggio Park. Se la ride Zanovel. Veterano per Libor, Piazza, Kozak, ancora Piazza, sinistro di Piazza, a un centimetro dal palo. Sì, non è ancora però riuscito Jarak a far vedere tutta la sua classe cristallina. Adesso Piazza ci prova addirittura di tacco e poi c'è il gol di Bojanchino. Che azione del Tricky's Castle, decimo minuto. 3-0 ha segnato Bojanchino. Partita chiusa al 3-0 che potrebbe forse mettere la parola fine a questo incontro. Jarak, rubolatino pallone, Jarak, il tiro parato di Osic, ancora Jarak, ancora il Romario dei Balcani. C'è andato vicinissimo al 12esimo minuto, stavo per impazzire. C'era anche il drone, sarebbe stato un gol fantastico. Attenzione, si gira, sinistro prodigioso di Temussi e miracolo, miracolo di Di Benedetto. Che parata Vincenzo di Di Benedetto, tanto importante questa parata. Einaudi, che tacco di Einaudi per Bojanchino, Bojanchino è destro, parata io così, la palla rimane lì, ci ha provato. Sono soprannomi simpatici. Dai, che Libor Piazza cosa? Libor Piazza parla l'intervista. No, gol, gol, clamoroso, clamoroso, ha segnato Tomaso Jarak, 17esimo minuto, un gol capolavoro e partita chiusa. Federico Piazza, bomber del Tricky's Castle, un gol decisivo e una dedica speciale, per chi era? Per Giulia, e lo sai, gliel'avevo detto che l'avrei dedicato il gol, quel gol che vedi al minuto che ti scriverò poi è dedicato a te, se leggi il labiale è dedicato a te Giulia. Cosa hai pensato quando hai segnato? Cosa hai voluto dire alla telecamera? Non ho pensato ti niente. Ti ha dato la forza per segnare o è stato un colpo di mi ha dato molta forza, però io sapevo che l'avrei fatto perché appunto gli avevo promesso e quindi le promesse si mantengono. Finalmente ha segnato. Diciamo, è un bel regalo di San Valentino? Regalo di compleanno, perché non le ho fatto il regalo di compleanno che era il 31 gennaio, questo è il regalo. Sarà contenta o speri di cavartela così o no? Me la cavo sicuramente. Grazie mille, alla prossima, complimenti. Morelli, Lavezzi di Termoli, questa partita non è stata all'altezza delle precedenti per voi? No, assolutamente, eravamo un po' appesantiti e abbiamo sofferto molto il loro gioco, erano molto messi bene in campo. E questo ci ha un po' destabilizzato. Alla fine avete cercato di rimediare, ma davanti avete prodotto davvero poco. Abbiamo prodotto davvero poco, infatti, e questo ci ha penalizzati, perché magari se tiravamo un po' di più, forse almeno un gol lo facevamo. Ci sveglia una curiosità, il tuo compagno Messina ha avuto un po' di problemi oggi, è caduto un paio di volte. Era un po' affaticato, sì, l'abbiamo notato pure noi.
Secondo me ha un po' forse ha mangiato troppo durante le feste oppure ha studiato troppo dato il periodo. Grazie mille, alla prossima. Grazie. Ciao. Grazie.